Ora mi trovo nel blocco H, dove mi rifiuto di cambiare per adeguarmi a coloro che mi opprimono, mi torturano, mi tengono prigioniero e vogliono disumanizzarmi. Al pari dell'allodola non ho alcun bisogno di cambiare. È la mia ideologia politica e i miei principi che i miei carcerieri vogliono mutare. Hanno distrutto il mio corpo, attentato alla mia dignità. Se fossi un prigioniero comune mi presterebbero pochissima o addirittura nessuna attenzione, ben sapendo che mi conformerei ai loro capricci istituzionali. Ho perso oltre 2 anni di condono, non me ne importa nulla. Sono stato privato dei miei vestiti, rinchiuso in una cella fetida e vuota, dove mi hanno fatto patire la fame, picchiato e torturato. Come nell'allodola, anch'io ho paura che alla fine possano uccidermi. Ma, oso dirlo, allo stesso modo della mia piccola amica, possiedo lo spirito di libertà, che non può essere soppresso neppure con il più orrido dei maltrattamenti. Certamente, posso essere ucciso, ma, fin tanto che rimango vivo, resto quel che sono, un prigioniero politico di guerra, e nessuno può cambiare questo.